Lo spirito solidale che fonda il non profit è la leva per generare un reale cambiamento sociale là, nei luoghi, nelle comunità dove è più necessario. Volontariato, associazionismo, cooperazione, finanza etica, questi i principali ambiti in cui opera il Forum del Terzo Settore, che oggi andiamo a conoscere perché sia per chi lavora nel non profit, sia per chi vi opera come volontario e o come donatore, vale davvero la pena conoscere che cosa sia e che cosa faccia il Forum, dato che è il principale organismo di rappresentanza del terzo settore. Io sono Elena Inversetti e insieme a Giulia Barbieri di Non Profit Factory vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Milano Non Profit. Benvenuti in questa nuova puntata di Milano Non Profit, sempre qui insieme a Giulia Barbieri. Ciao Giulia. Ciao Elena, ben trovati. Grazie, ben arrivata, e abbiamo in collegamento con noi un ospite davvero importante per tutto il non profit, Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo Settore. Grazie di essere qui con noi. Grazie dell'invito. Allora, io direi di partire subito perché abbiamo bisogno di capire davvero non tanto che cosa sia, ma che cosa fa di pratico, di concreto, di generativo per il non profit il Forum del Terzo Settore. Insomma, per chi questo ente è utile? Il Forum del Terzo Settore è il principale soggetto di rappresentanza del terzo settore in Italia. Raccoglie più di 100 reti associative e quindi è un po' la rappresentanza sia delle istanze del terzo settore, ma anche un coagulatore di quei valori che tengono insieme il terzo settore, come la solidarietà, l'inclusione e la ricerca di costruzione di reti sociali e di inclusione sociale e di coesione. Quindi svolge un ruolo sia di rappresentanza sia di tenuta culturale del rapporto fra le tante organizzazioni italiane. E perché dunque, secondo lei, chi opera nel non profit a qualsiasi livello, quindi non solo i professionisti del dono, ma anche chi è un volontario oppure chi è un donatore, in qualsiasi modo, quindi per la sua comunità, anche a livello iperlocale, dovrebbe sapere che esiste il Forum e a che cosa, soprattutto nelle sue declinazioni territoriali, a che cosa il Forum serve? Ma è utile sapere che cosa è il Forum, perché comunque è un luogo dove i soggetti si incontrano e cooperano, trovano strategie comuni. Sembra banale, ma il motto "nessuno da solo ce la fa" vale anche per le nostre organizzazioni, anche se singolarmente fanno moltissimo. È anche vero che dentro al terzo settore l'utilità sui territori è quella di costruire insieme delle alleanze per tessere delle reti di cura, di prossimità, quindi mira a una tenuta di rete del terzo settore in maniera orizzontale, e questo sicuramente nella prospettiva di ricucire una serie di strappi all'interno della rete di coesione è fondamentale. Il 28 settembre, Vanessa, è stata la giornata delle associazioni, quindi un momento importante per il Forum. E quindi quali sono state le istanze e le richieste che avete portato all'attenzione, che quindi insomma meritano sicuramente anche, no, di essere conosciute, quindi da un pubblico ampio, e condivise? Ma innanzitutto, come tutti sapete, il terzo settore è soggetto da 6 anni a una riforma. Questa riforma dentro prevede delle norme fiscali e anche degli adeguamenti rispetto alle norme europee. Se voi pensate, il terzo settore ha l'IRAP ancora, una tassazione che è stata tolta anche al mondo del commerciale e del profit, è rimasta
diciamo, un residuo solo ai soggetti del terzo settore. E poi c'è questa risposta che attendiamo dal governo rispetto all'entrata in vigore di una norma che è accaduta 2 anni fa rispetto all'IVA alle associazioni, anche piccole e piccolissime. E in più c'è la norma fiscale, quindi da questa iniziativa è nato un manifesto che si appella appunto a risolvere quanto prima queste problematiche di natura fiscale per fare in modo che le associazioni possano operare nella pienezza del loro ruolo e delle loro potenzialità, perché in questi anni molte farraginosità di carattere burocratico e anche incertezze sul destino fiscale delle organizzazioni hanno sicuramente portato un disorientamento. Questo lo dobbiamo superare perché abbiamo sfide esterne molto più importanti e urgenti da affrontare. Sì, mi sembra assolutamente molto, molto interessante e anche da fundraiser, quindi insomma da professionista del terzo settore come me che si occupa di un ambito specifico, sono istanze veramente importanti per comunque tutto il lavoro di tutti i professionisti e proprio per rendere più agile, più sostenibile e più volto anche più capace di affrontare le sfide contemporanee e future che hanno le organizzazioni del terzo settore e che quindi poi non possono rimanere bloccate o in attesa perché appunto poi il governo, le istituzioni non vanno avanti, non prendono delle decisioni. Lei, dottoressa Pallucchi, è anche vicepresidente di Legambiente e ricopre una carica che a noi di Milano Non Profit piace tantissimo. È presidente Legambiente di scuola e formazione. Anzitutto, che cosa significa? E poi, insomma, questo ci interessa molto perché la scuola, possiamo dirlo, poi lei lo spiegherà sicuramente meglio, è un ente chiaramente pubblico, anche istituzionale se vogliamo, ma che ha affinità valoriali e di missione assolutamente in linea con quelle del terzo settore. Anzi, esiste, giusto Giulia, anche un fundraising per le scuole. Quindi che cosa fa e qual è la visione che poi mette anche a terra, insomma, concreta nell'ambito della scuola e che cosa chi opera nel terzo settore e chi fa parte della cittadinanza attiva può fare? Ma Legambiente Scuola e Formazione è un'associazione di insegnanti ed educatori ambientalisti che Legambiente fonda nel 2000, quindi credo che sia una modalità molto originale di interpretare anche il ruolo professionale di coloro che hanno il compito di formare, anche con un obiettivo che è quello di una frontiera legata al cambiamento del modello di sviluppo. Quindi questo è il motivo che tiene insieme gli insegnanti ed educatori ambientalisti. Già nella definizione dei ruoli è un po' la missione che noi intravediamo, che diamo all'educazione. L'educazione vede la centralità della scuola come principale agenzia educativa del paese, intorno al quale il paese deve costruire un patto, no? Di che cosa vuole diventare, cosa vuole essere, che tipo di cittadinanza vuole proporre all'interno di un percorso di istruzione. Ma da solo questo non può avvenire e avviene con l'integrazione dei sistemi. Ecco, dentro a questi sistemi il terzo settore è sicuramente la colonna portante del sistema della formazione non formale. Molto spesso noi li abbiamo fatti convivere, li abbiamo messi o in una modalità ancellare o in una modalità contrapposta addirittura. Ora che molto si parla finalmente di povertà educativa e si analizza questa povertà nella complessità di assenze nel sistema di opportunità per i ragazzi, non solo legate alla povertà economica, al disagio sociale delle famiglie, ma in genere è una povertà che colpisce una generazione. Ecco, in questo caso allineare quelle che sono le potenzialità educative dentro a comunità educanti, stringendo dei patti educativi territoriali e di comunità, ci sembra una frontiera assolutamente da perseguire per mettere tutte le energie verso questa direzione.
Grazie mille, davvero molto interessante. Noi seguiremo, vero Giulia, questo tema. E io direi che ci possiamo avviare alla conclusione di questo incontro chiedendo a Giulia, insomma, in qualità di fundraiser, tu nel tuo lavoro, ma anche nella tua formazione, quanto appunto serve conoscere e stare soprattutto aggiornato su quello che fa ogni giorno il Forum del Terzo Settore, anche abbiamo visto in merito a istanze importanti che si fanno a livello istituzionale. Ma sicuramente è molto importante. Condivido proprio il tema del, no, del fare rete, del fare alleanze, quindi insomma, sicuramente anche i fundraiser, i professionisti del dono hanno una loro prospettiva che può dare contenuti e valore che insomma, speriamo insomma, di poter portare all'interno del forum o comunque di ritrovare in delle istanze che sicuramente sono comuni e vedono l'importanza appunto di questa organizzazione proprio per far sì che le organizzazioni non profit riescano a crescere, quindi poi ciascuno di noi come professionista e non dia il proprio contributo. Grazie Giulia, grazie anche a Vanessa Pallucchi e buon lavoro. Non la sentiamo, però ci ha salutato, quindi grazie mille e alla prossima puntata di Milano Non Profit. Vanessa, grazie. Si è sentito bene perché io sto un po'... Sì, c'era solo ogni tanto vabbè. Quando passava alle macchine, vabbè, fa niente. Senta, grazie mille, teniamoci aggiornati. Poi faremo avere alla sua assistente il link, così, insomma, della trasmissione. Poi la prossima volta, spero, diciamo, la prossima volta che sarò a Milano, purtroppo in queste settimane è stato veramente complicato. Sì, ci farebbe molto piacere, magari, insomma, ci risentiamo e quando... Sì, quando è a Milano volentieri, dai. Quando è a Milano ci vediamo qui in studio. Qui la porta è aperta, grazie. Grazie mille, buon lavoro. Buon viaggio. Grazie. Grazie.